Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti anche questo venerdì negli studi di TV7 Match. Vi presento subito gli ospiti che abbiamo in studio. Inizio come sempre dalla mia sinistra. Abbiamo Pierluigi Granata, è un collega. Buonasera Pierluigi, un giornalista, criminologo e anche componente dell'Osservatorio per il contrasto alla mafia e la promozione della trasparenza del Consiglio regionale del Veneto. Buonasera, buonasera. E grazie di essere qua. Al suo fianco Roberto Tommasi, buonasera Tommasi, buonasera. Referente per il Veneto dell'Associazione Libera. Buonasera, buonasera all'editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Ugo Dinello, un altro collega, buonasera Ugo, giornalista e autore di un volume intitolato Mafie a Nord-Est. Grazie anche a te di essere qua. Al suo fianco abbiamo Claudio Piron, buonasera Piron, ex amministratore, ex assessore in comune a Padova, ma anche responsabile di avviso pubblico in Veneto. Buonasera. Allora, dagli ospiti, da come li ho presentati, a casa avrete capito che questa sera affronteremo la questione della mafia, dell'andrangheta, dopo i fatti di cronaca di questa settimana, fatti che hanno riportato alla ribalta nelle prime pagine dei giornali il fenomeno che non interessa solo il Meridione, ormai è una presenza fissa, radicata da tanti anni anche qui al nord e non solo al nord. Di questo parleremo nella nostra prima parte di TV7 Match. I telespettatori però a casa lo sanno, noi iniziamo la nostra trasmissione con alcune ricorrenze storiche che vogliamo riproporre, analizzare, cercare magari anche di trovare qualche collegamento con quella che è l'attualità di oggi. Lo facciamo come sempre con la nostra rubrica Memorandum. Allora vediamo la sigla e vediamo di che cosa parleremo questa sera in apertura. Memorandum. Storia e memoria. 8 gennaio 1324. Muore Marco Polo, esploratore e mercante veneziano. 9 gennaio 1878. Muore Vittorio Emanuele II di Savoia. Ecco, queste sono le prime due per questa serata, ricorrenze storiche che vogliamo proporre anche a voi telespettatori a casa. Allora, innanzitutto parliamo da Marco Polo, sicuramente una figura molto conosciuta, come noto, come dire, protagonista, autore del Milione, un veneziano sicuramente molto noto, e lo ricordiamo con questo breve filmato che ci racconta del suo viaggio in Cina. Marco Polo è uno dei più grandi esploratori di tutti i tempi, il primo occidentale a descrivere in modo dettagliato gli usi e costumi dell'antica Cina. Nasce il 15 settembre 1254 a Venezia, in una famiglia di ricchi mercanti originari della Dalmazia. Il padre Nicolò e lo zio Matteo sono già stati più volte in Oriente. Grazie all'esperienza acquisita sul campo, ricevono da Papa Gregorio X l'incarico di ambasciatori presso la corte cinese. Nel 1271, in partenza per la Cina, i due uomini decidono di portare con loro anche il 17enne Marco. Non torneranno a casa per i successivi 25 anni. Nel corso del loro viaggio, i Polo attraversano l'Armenia e la Persia. Sono tra i primi europei a scalare le montagne del Pamir e ad affrontare il deserto dei Gobi. È il 1275 quando i Polo arrivano a Pechino, capitale della Cina. In questo periodo l'impero cinese è sotto il dominio dei Tartari, un popolo proveniente dalla Mongolia. Sul trono di Pechino c'è un condottiero mongolo chiamato Kublai Khan. Kublai Khan è affascinato dai suoi ospiti stranieri. In particolare rimane colpito dall'intelligenza di Marco Polo. Il giovane veneziano impara in fretta la lingua, i riti e le usanze dell'impero, tanto che ben presto si ritrova perfettamente integrato alla corte cinese. Kublai Khan lo ammira a tal punto che arriva a nominarlo governatore della città di Yangzhou, nella Cina orientale, e ad affidargli una missione diplomatica nel sud dell'impero. Marco Polo rimane in Cina per 17 anni. Solo nel 1292 Kublai Khan accetta a malincuore di lasciarlo partire.
Questa volta Marco Polo viaggia per mare, costeggia l'Indonesia, lo Sri Lanka e l'India, per poi fare rientro a Venezia nel 1295. Eccolo qua, beh, insomma, un breve racconto di quello che è stata un'esperienza, come avete sentito, di oltre 20 anni. Marco Polo, Pirone, si studia a scuola, no? Si studiava, spero si studi ancora, soprattutto vista l'attualità della Cina, che è un continente ormai che c'è amico, dovrebbe esserci amico, e quindi ricordo che qualche anno fa c'era qualcuno che anche in Italia voleva chiudere le frontiere con la Cina, non voleva avere nulla a che vedere con la Cina. Per fortuna invece ci sono stati dei buoni ambasciatori che hanno mantenuto queste relazioni, perché questa è una delle frontiere, e a Padova abbiamo una scuola cinese, ad esempio, che è all'avanguardia e che sta portando interessanti innovazioni anche nell'ambito della formazione. Certo. Ugo, tu poi tra l'altro sei veneziano, no? Sei del Lido, una figura quella di Marco Polo, e sicuramente l'aspetto che ha, come dire, sollevato, presentato Pirone è sicuramente interessante, soprattutto pensando a quell'epoca, che è stato... Ma anche adesso. Quello che manca molto adesso, anche nella scuola, ma a livello sociale, è sognare. Noi abbiamo dei ragazzi che non sognano abbastanza. Quanto anche questo breve filmato che è stato appena trasmesso, quanto fa sognare? A noi, quanto ci ha fatto sognare l'idea di poter esplorare? C'è molto ancora da esplorare, secondo me. Certo, certo. Professor Kasen, allora entriamo un attimo nel merito di questo viaggio, ma soprattutto della figura di Marco Polo, perché non è solo esploratore e commerciante, è qualcosa di più. Ma quando parte è un giovane, molto giovane, peraltro parte con lo zio e il padre, perché ha messo incinta una giovane fanciulla veneziana, e quindi o la sposa o se ne va, e lui se ne va, naturalmente, evidentemente non c'era un grande amore tra i due. E quindi così comincia l'avventura di Marco Polo, è giovane e fa tutto il tragitto, peraltro accompagnato da due frati. Naturalmente lui era giovane, i veri conduttori del viaggio sono lo zio e il padre. E durante questo viaggio c'è questa grande esperienza con popolazione, questi frati che vogliono portare la verità, la giusta parola di Dio, naturalmente vengono presi durante il viaggio, vengono osteggiati al punto tale che se ne ritornano a casa. E questo fa la differenza, perché il commerciante che comunque deve trarre profitto trova sempre un compromesso, mentre con la religione è molto difficile trovare un compromesso. E arrivano in Cina. In Cina c'è un imperatore che, a differenza del nonno, che era Gengis Khan, detto, cioè, il nome vero era Mujahideen, questo imperatore non utilizza l'impero creato dal nonno, ed è un impero che va praticamente da Riga sul Baltico fino alla Cina, e vuole instaurare un governo, cosa che non era tipico dei mongoli. I mongoli erano migranti, erano popolazioni che non migravano a seconda dei periodi storici e dei clima dell'Africa, dell'Asia. E quindi non c'è questa... c'è da parte di Kublai Khan la volontà di creare un impero, ma non si fida dei cinesi, perché chiaramente i cinesi poi saranno quelli che a distanza di due generazioni riprenderanno il potere. E quindi cosa succede? Succede che lui utilizza tutti quelli che gli stranieri che arrivano in Cina. E quindi lui ha come consiglieri e diciamo gestori dell'impero musulmani, e quando arriva Marco Polo, che non solo lui ma anche il genitore e lo zio hanno sicuramente una grande esperienza, perché Venezia aveva
titoli per poter insegnare a mezzo mondo, e quindi utilizza queste persone per poter consolidare il proprio impero. E solo verso la fine, quando lui ormai è malato e è abbastanza vicino alla morte, li lascerà andare e li consiglierà, gli darà una nave per poter tornare poi via mare fino in Arabia Saudita, poi proseguiranno con i cammelli e torneranno a Venezia. Ma lì l'avventura non finisce naturalmente, perché Venezia è in lotta con Genova, e quindi Marco Polo viene catturato, ed è la fortuna nella disgrazia, perché Marco Polo racconta tutte queste grandi cose e alla fine diventa una specie di narratore, viene invitato nelle grandi famiglie genovesi a raccontare questa storia di milioni di cose che succedono al di là del mondo, e da qui nasce naturalmente il libro che viene dettato da Marco Polo, che si chiama Il Milione. Il Milione non significa soltanto, significa una cosa talmente grande, perché il numero un milione a quell'epoca era un numero impossibile da pensare, e quindi dire a Gengis Khan, Kublai Khan, avevano un esercito di un milione di persone, quando in Europa un esercito normalmente era di 5.000, 6.000, 7.000 persone, 7.000 soldati. E quindi questa fa sbigottire, perché effettivamente in quel momento la Cina insegnava a tutto il mondo. È l'epoca in cui la Cina porta verso Occidente il numero zero, quindi nasce la matematica, la vera matematica, nasce l'algebra, nasce il numero negativo, perché prima i numeri romani erano tutti positivi, e poi tutta una serie di cose, per esempio la carta moneta. La carta moneta fu imposta da Gengis Khan come moneta reale, perché nessuno a quell'epoca poteva fidarsi: ti do un pezzo di carta e mi dai tot quantità di oro. E quindi difficoltà di portare l'oro con sé voleva dire essere depredati, eccetera. E quindi l'imposizione della carta moneta, Gengis Khan obbliga i cambiatori di valuta, i banchieri, diciamo, dell'epoca, a cambiare un pezzo di carta per oro. Certo. Tommasi, vedevo che annuiva intanto che... Sì, io ho una suggestione, ricordando il milione di Marco Polo. C'è una parola magica, e questa parola è Xanadu, ed è una città dai tetti d'oro che Marco Polo ci ricorda, ci riporta. Non l'abbiamo mai vista questa città, una città fantastica, una città ideale, ma mi riporta anche alla consapevolezza e all'importanza della via della seta. È una via che unisce non soltanto i commerci, ma unisce le culture, le religioni, le attività, le persone, i rapporti umani, e anche questo è il senso del viaggio che io ho ritrovato in quello che, anche nelle immagini che facevate rivedere mentre ascoltavamo queste belle parole. Ecco, questa è la suggestione, ma è anche una speranza che riguarda tutti quanti noi, la speranza che tutti quanti noi possiamo rielaborare tutte queste cose, tutti questi pensieri in un senso di anche pratico, per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda il riconoscimento dell'altro e di tutto quello che è comunità. Ecco, il recupero del senso di comunità, che forse oggi abbiamo molto bisogno di questo. Un valore che è andato perduto. Pierluigi Granata, abbiamo sentito di Marco Polo, che rimane 25 anni, diventa anche governatore, un'eccellenza, possiamo dire, allora è come i giovani di oggi che vanno all'estero, in questo caso in un'epoca completamente diversa. No? Beh, purtroppo molti giovani sono costretti ad emigrare, a seguire le orme d'ormo di Polo, perché costretti. Ormai l'unica prospettiva per i giovani laureati, per le nostre migliori menti, è all'estero. Ogni giorno noi leggiamo sui giornali dei risultati eccellenti che raggiungono fuori dell'Italia i nostri ragazzi, e questo purtroppo è un dato sconfortante. Ecco, come abbiamo sentito prima, Marco Polo poi ha, come dire, spalancato questa porta verso la Cina, importando anche tutta una serie di cose che hanno cambiato la Su questo però
avrei un po' delle riserve, insomma, anche rispetto a quello che ha affermato giustamente il dottor Piron, insomma, anche perché io forse per deformazione professionale, occupandomi di analisi dei fenomeni criminali e quindi dei crimini, sono portato anche a questo punto a pensare al problema Cina come pericolo per il Made in Italy, per esempio, perché sempre l'immaginario collettivo ormai identifica il cinese come commerciante che vende prodotti o contraffatti o comunque dannosi alla salute. Attenzione, non sono io che lo sostengo, ma ben atti giudiziari, inchieste, indagini molto famose, soprattutto che ricordo che proprio qui a Padova fu fatto dei grossi servizi da parte dal locale comando della Guardia di Finanza di Padova in materia di contraffazione ed ebbe come principali indagati proprio soggetti di etnia cinesi. Come c'è anche il grosso problema per lo svuotamento, per la sottrazione del know-how da parte dei cinesi delle nostre aziende italiane. Questo è il grosso problema. E questo, ripeto, ci sono tante indagini che lo comprovano. Per cui noi dovremmo anche un po' proteggere il Made in Italy. Questa è una grossa richiesta che viene dal mondo imprenditoriale. Certo. Certo, allora passiamo alla seconda ricorrenza di questa sera, e cioè la morte di Vittorio Emanuele II di Savoia il 9 gennaio del 1878. Allora, come lo ricordiamo? Lo ricordiamo con un breve filmato che abbiamo realizzato unendo due brevi spezzoni di due programmi televisivi. Cioè La vera storia del Risorgimento con Nino Manfredi e una parte anche di Correva l'anno di grazia 1870. Sentiamo cosa raccontano in questo collage che abbiamo fatto. Ma tu lo sai chi è sto Vittorio Emanuele che regnerà su Roma al posto del Papa? Uno che ha detto di sì facendosene avanti. Io ho letto un libro solo in vita mia. Il regolamento militare. Ma è per colpa dei liberali. Sto poveraccio deve è per via dei politici. Già, i politici. Sono tutti quai che c'ha la povera gente, cioè si mettono pure loro a complicare la vita, a inasprire autorità. I politici. Vogliono fare la rivoluzione. La rivoluzione, veniva a Roma, al Papa e dalla ai piemontesi. Bella affare. Quando fa la guerra contro i francesi e se sono capati in re che non sa parlare manco italiano, un re francese! Ma la senti? Hai capito? Un re francese! Ma la senti? Ma quella non lo può fa mica, sa? Non è d'accordo. Che se poi Dio ci scampi venissero davvero i piemontesi, allora se ne accorgerebbero i signori liberali! Quelli bruciano le chiese, rubano, e sapete le donne che gli fanno! Ecco, abbiamo, come dire, preso due spunti un po' particolari, no? Di Vittorio Emanuele II, raccontato appunto come una persona che si vantava di aver letto solo il regolamento militare, e poi l'opinione dei cittadini che dicono: qui abbiamo un re straniero, non parla nemmeno, parla francese. Piron, cosa dice? Da, ascoltando il popolo, un po' di sconforto, perché di politici incapaci e che non hanno né arte né parte, mi pare che l'Italia non abbia nulla da imparare da nessuna parte. E purtroppo oggi uno dei temi che io ponevo l'attenzione quando avevo una qualche piccola responsabilità era proprio quella di fare l'esame sulle competenze, sulle capacità e sulle coerenze di chi si propone ad amministrare o a farsi carico dell'amministrazione della vita di una comunità, grande o piccola che sia. E mi pare di capire che tutti i partiti non hanno mai deciso di darsi dei criteri per selezionare la classe dirigente. E questo credo sia uno dei più grossi problemi che questo paese ha. Certo. Ugo, Di Nello. No, scusami, Claudio, non sono per niente d'accordo. No? No, nel senso che se non avessimo avuto Vittorio Emanuele II... No, io non parlo di lui, parlo di... Non avremmo avuto il... vado nello specifico. La persona che ha intuito le capacità di Camillo Benso di Cavour. Quindi
è una persona che aveva letto solo il regolamento militare, benissimo, a posteriori abbiamo la fortuna di poterlo giudicare non nell'attualità ma con una visione storica, una persona che ha saputo selezionare, si direbbe adesso, l'eccellenza dell'epoca, certamente dell'epoca, stiamo parlando del 1800, dal 48 in poi, non so, qualche merito potrebbe anche averlo. Sui Savoia, a posteriori possiamo dare un giudizio negativo per quanto riguarda il XX secolo, per quanto riguarda il XIX secolo, il Savoia è stata la casa regnante che ha formato la nazione. Certamente non sono né monarchico né un nostalgico, ma guardiamo la storia, una persona che ha saputo dare il giusto peso ad altre persone che erano molto preparate, che le ha lasciate lavorare mantenendo un proprio ruolo, cioè non entrando a gamba tesa nelle istituzioni. Che è questo che si sta facendo adesso anche. Però Ugo, prego. Ugo, consentimi. Da buono storico tu sai benissimo che i grossi problemi che stiamo attraversando in Italia traggono origine anche dall'esito della costruzione dello Stato unitario. Io non credo che ci sia uno Stato unitario che si è creato senza problemi. Ma è quello italiano in particolar modo. Va bene. Cioè, e guarda caso, noi stasera sarà stata una coincidenza epocale, ci troviamo a parlare di mafia, e tu sai benissimo, tu mi poi insegni, il problema mafia nasce pure dalla costruzione dello Stato unitario. E non mi riferisco. Forse sera è stata prima. Non è proprio così. D'accordo. E qui mi rifaccio un po' anche all'interpretazione gramsciana del risorgimento italiano. Il problema mafia è nato proprio con quell'alleanza, riparto con le tesi storiografiche più o meno accettabili. Erano presenti gli uomini d'onore, ma non avevano quella funzione di sorveglianza che gli fu assegnata dai borghesi, dai grandi latifondisti meridionali. Che già c'erano. Già c'erano, ma sono diventati ancora più importanti dopo la costruzione dello Stato unitario. Perché avevamo verificato un'assenza totale dello Stato borbonico, che è stato poi colmato da questi potentati. In qualche modo quasi istituzionalizzati. E quello è il grosso problema. Ecco perché poi un grosso studioso di mafia, Umberto Santino, ha scritto quel libro sulla mafia come industria della sicurezza, e che nascono dall'esperienza dei campieri nel periodo post-unitario. Sì, pseudo-sicurezza, certo. Tommasi, vuoi aggiungere qualcosa? Ma io dico solo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, per cui io provengo da una città. Dopo questo, sì. Io provengo da una città dove nella piazza principale c'era stato di Vittorio Emanuele II, e forse vi ricordate negli ultimi anni tutte le polemiche, lo togliamo o non lo togliamo. E poi rimangono le scritte sulle steli che trovate sulle strade e sulle città. Ma a questo proposito, ricordiamo che c'era Vittorio Emanuele II, ma probabilmente Vittorio Emanuele II ha avuto questo ruolo anche perché dietro c'era Mazzini, c'era Garibaldi, c'era tutto un movimento del risorgimento che fa parte del nostro DNA, della nostra storia, è alla base poi di quello che poi ha superato, ci ha aiutato a superare anche il fascismo grazie al contributo di Gramsci, ma è la lungimiranza di Gramsci la possiamo riconoscere in tante altre cose, insomma. Certo, professor Kasen. Ma la figura di Vittorio Emanuele II è una figura abbastanza non conosciuta, non partecipò a nessuna battaglia, fece una politica per certi aspetti appoggiando Cavour, ma all'ultimo momento lo vessava, tant'è che ci furono degli scontri con Cavour e secondo alcuni storici moderni Cavour fu avvelenato, quindi non morì di morte naturale. Ma a parte questo, bisogna vedere l'Italia che cos'era in quel momento secondo le potenze europee dell'epoca. Il problema è molto importante perché è passato Napoleone I,
e quindi ha sconvolto quelli che erano gli equilibri europei, e bisogna riformare questi equilibri europei, però l'Italia è un punto di domanda. È vero che c'è un regno del Papa, è vero che ci sono i Borboni, è vero che ci sono grandi interessi da parte di tre nazioni, Austria, Francia e soprattutto Inghilterra, sul mantenere il dominio del territorio, e se lo contendono. Prima guerra, seconda guerra di indipendenza, Napoleone III arriva e fa quello che deve fare, e poi a un certo punto se ne va, proprio perché mentre lui era in battaglia e faceva le cose seriamente, ma era considerato un parvenu da Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele II era a caccia, e quando Cavour dice ma vallo a ringraziare, per carità, perché sennò questo qui si incavola, e questo si è incavolato, ha ritirato le truppe, doveva arrivare fino a Venezia, non ci è arrivato, è tornato a casa, dice arrangiatevi. Aveva una promessa però Napoleone III a quell'epoca, perché era iscritto alla Giovane Italia da giovane, quindi la Giovane Italia era un po', diciamo, le Brigate Rosse dell'epoca, non è che lasciavano, cioè quando te le promettevano le cose le mantenevano, tant'è che l'attentato a Parigi contro Napoleone III viene fatto appunto da iscritti della Giovane Italia, perché tu non hai mantenuto la promessa, ed è uno dei motivi per cui Napoleone III poi accetta la Cavour e viene in Italia e fa la seconda guerra di indipendenza. Ma ci sono gli inglesi. È vero che Cavour a Plombier si mette d'accordo con Napoleone III per dividere l'Italia in tre parti: parte nord ai Savoia, parte centro al papato e parte sud al cugino di Napoleone III. Perché il sud era così importante? Perché aveva una cosa fondamentale che era stato oggetto di quasi una guerra precedentemente con Ferdinando II di Borbone, perché nel sud c'era lo zolfo ed era la materia, era il petrolio dell'epoca. Con lo zolfo stava nascendo la chimica, quindi sia nell'agricoltura sia nella guerra eccetera, lo zolfo era fondamentale, e gli inglesi avevano fatto un patto di sfruttamento dello zolfo della Sicilia. Quando sono intervenuti i francesi, quindi Ferdinando II concesse erroneamente una seconda possibilità di sfruttamento dello zolfo, ci fu la chiusura di tutti i porti del regno delle due Sicilie, e per tre mesi non ci fu più commercio, quindi Ferdinando II abbassò la guardia e disse mettetevi d'accordo francesi e inglesi, io accetto qualsiasi situazione. Quindi questa era la cosa fondamentale. Quando l'unità d'Italia viene fatta il 17 marzo 1861, quando nel 1860 Garibaldi parte per andare a Nizza, non per andare in Sicilia, perché dice vado a liberare la mia patria. La massoneria di Liverpool, lui era iscritto alla massoneria di Liverpool, lo raggiunge e dice no, andare lì perché tanto ti aspettano e ti fanno fuori. Va in Sicilia, è già tutto pronto, e parte per la Sicilia. No? Naturalmente ci sono due battelli a ruota, il Lombardo e il Veneto vengono poi iscritti tra... E Rubattino, che è il proprietario, non rubano questi due battelli, ma Vittorio Emanuele II li compra. Ma Rubattino non si fida, dice ma tu sei un re fallito in senso economico, e dice mi firmi le cambiali, e per avere le navi Vittorio Emanuele II firma le cambiali. Questo è lo stato di fatto del, diciamo, regno del Piemonte, del Lombardia, del Piemonte, a quell'epoca, cioè non avevano denaro nemmeno per comprare due bastimenti. Partono, naturalmente gli inglesi cosa fanno trovare in Sicilia, a Marsala? Tutte le case che davano sul porto erano ricoperte di bandiere inglesi. In mezzo al porto c'è una nave inglese, e
E naturalmente quando arriva Garibaldi ci sono due navi che seguono Garibaldi per affondarlo, perché sanno che stanno arrivando i garibaldini, faranno disastri, eccetera, eccetera. Il comandante di queste due navi è un certo capitano Act, no? Di origine inglese. Spara e non riesce a colpire queste navi. La nave inglese, che è una cannoniera, segnala, quindi si incontrano, quindi un comandante inglese con un altro comandante inglese che segue la flotta invece borbonica, si mettono d'accordo, intanto i garibaldini smontano, se ne vanno, e questo comandante Act, che quando tornerà poi sulla sua nave, ormai i garibaldini se ne sono andati, quindi non ha più motivo di bombardare nulla, diventerà il primo ammiraglio della flotta italiana a distanza di un anno, quindi si è fatto la carriera. No. Ecco, questo è la... Poi tutto il resto, è vero che c'erano i picciotti che aspettavano, ma la prima cosa che fece Garibaldi quando arrivò a Palermo, aprì il banco di Sicilia. E dentro gli storici attualizzano il 1995, in lire italiane c'erano 5.000 miliardi di moneta sonante. Cosa vuol dire? Che non era carta, non si usava carta a quell'epoca, perché si usava moneta, cioè valore reale. E cominciarono a distribuire denaro. Ecco che nasce la seconda generazione mafiosa. C'era già la mafia, ma la mafia a quell'epoca era una sorta di... erano i bravi di Don Abbondio, cioè quelli che lavoravano per i grandi baroni, per i conti, eccetera, e tenevano in ordine la situazione. E a quel punto Garibaldi li fa suoi, perché li compra, dà denaro. E il direttore della Banca di Sicilia è un certo Ippolito Nievo, padovano, che alla fine, dopo questo sperpero, tant'è che ormai gli ospedali non avevano più da dare da mangiare agli ammalati, perché ormai avevano rubato tutto, quando lui viene chiamato all'epoca dell'Unità d'Italia, quindi parte il 13 marzo 1861 per andare a Napoli con il piroscafo Ercole, e sparisce, affonda, si dice una tempesta, non si trova più traccia, ma in quelle casse che lui portava a Napoli c'era il resoconto di tutte le truffe che erano state fatte nel Banco di Sicilia. Esatto. Idem succederà a Napoli, perché Garibaldi prende sotto braccio la camorra e se la porta in banca e li paga. E qui nasce la seconda generazione della camorra. Certo. Quindi, prego. Quindi Vittorio Emanuele II, che fa l'Italia, no? Ma non la chiama Regno d'Italia, la chiamerà Regno di Sardegna. E finché morirà dice: questo non è il Regno d'Italia, è il Regno di Sardegna. No. Quindi non è corretto dire primo re d'Italia? No, era il primo re di Sardegna, è quello che ha costituito l'unità d'Italia, ma era il Regno di Sardegna. Questo lui sì. E d'altro canto, di origine non era nemmeno italiano, certo, ecco, quindi parlava perfettamente francese. Certo. E questo fu il sistema per emarginare Cavour, no? Perché Cavour nell'accordo di Plombier vedeva invece il regno delle due Sicilie sotto i francesi, che sarebbero presi in mano lo sfruttamento dello zolfo, che era una cosa fondamentale all'epoca. Certo, allora non l'abbiamo messo nella sigla questa ricorrenza, noi questa sera vogliamo ricordare anche la scomparsa di Fabrizio De André. Sicuramente tutti quanti voi ricorderete questo cantautore, noi dopo andremo in pubblicità, lo ricordiamo con una canzone, La guerra di Piero, questa è un'esecuzione dal vivo. Thank you.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati, portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era l'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, ti diede la vita e ben cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera, in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalla, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri russi.